No, niente, allora, siamo qua. Boh, direi la prima cosa di presentarsi, no? No, non puoi dire così. No, ti presento io, allora. Stiamo parlando con un ragazzo che nella zona, insomma, ha fatto un po' di numeretti, no? Ma la prima cosa che volevo chiederti è proprio collegata a questo. Cioè, ti presentiamo, è una domanda mia che volevo, ho sempre voluto farti. Forse ti ho fatto, ma da ubriachi ci siamo dimenticati delle risposte. Perché ti chiami Enrob? Cioè, da dove nasce il nome Enrob? Una cosa che io personalmente mi sono sempre chiesto. E non lo sai. Cioè, ho provato a immaginare la risposta, però vai. Beh, in realtà ho cercato molto di trovare un nome che mi identificasse e ho fatto una fusione col mio nome e il mio cognome. Il tuo cognome. E li ho fusi assieme ed è venuto fuori Enrob. Ok, ok. No, beh, ci sta, era solo per curiosità, perché non magari ha uno niente di... Ma sai, gli altri non possono sapere queste cose, quindi... Boh, è una fusione. Di nome e cognome. E questo è il nome, ma tutto il contorno invece, quando nasce? Cioè, quando è che inizi, diciamo, a pensare all'idea di metterti a scrivere per poi fare... Cioè, com'è che ti sei trovato con Lore? Come avete iniziato a fare... Beh, in realtà era... 2018, gennaio 2018, e io già iniziavo a ascoltare un po' di rap, un po' di cose in generale, e ovviamente rap italiano, sono partito, e nulla, ho iniziato a scrivere, scrivevo su carta all'inizio, quindi fogli e scrivevo quello che mi veniva, e poi basta, sono andato da loro e gli faccio, oh, proviamo a registrare qualcosa, scarica il programma per fare le basi, ovviamente craccato. E no, non si dice, non si dice, dice non si, si dice. Dice. E basta. Poi ci siamo iniziati a creare un mini studio in taverna e nulla, abbiamo iniziato a, okay, a registrare. Okay. Hai detto che hai iniziato ad ascoltare rap, sì, italiano. Sì. C'è qualcuno che ti ha ispirato maggiormente all'interno della scena del 2018? In realtà sì, ho ascoltato... No, in realtà il mio ricordo è che... Non mi ricordo se l'ho acquistato io o me l'hanno acquistato, il CD di Salmo, quindi quale? Elvis Black. Elvis Black, ok. Non mi ricordo, forse... Sì, l'avevo acquistato io, era i primi di gennaio, sempre del 2018, mi pare. E niente, ero andato al Media World e... reparto musica, CD, ho detto boh, lo prendo e niente, da lì ho iniziato, poi ho variato su vari artisti comunque della scena in quel periodo. Okay. Si parla, sì, insomma, quella scena, cioè in quel periodo che c'era, boh. Sentivo molte influenze di Sfera anche. Sfera, sì, Tedua, Comi. Beh sì. E, sì, erano quelli che andavano maggiormente in quel periodo della scena italiana. Però oltre a questo comunque ascoltavo, cioè il mio artista di riferimento che ascoltavo maggiormente non era italiano, comunque già da prima, però boh, sto parlando di Jeezy, okay, ascoltavo sempre lui, cioè ho ascoltato già da, in realtà dal 2016 le sue canzoni, comunque tutta la sua storia evolutiva nel suo percorso. Ok, ok, ok. E quindi ti metti ad ascoltarlo, parli con Lore. E buttiamo giù l'idea. Buttate giù l'idea. Che non era estate, era già... No, no, esatto, vengono fuori qualche canzone, viene fuori qualche canzone. E lì... Babbo Natale. No, boh, prima lì è rispetto. Sì, la prima di tutte è rispetto. Rispetto, sì. Rispetto, e dopo la seconda qual è? Mi pare che sia quella estiva. Buon Natale. Buone feste, era. Oddio. Cioè che non mi ricordo se era quella o era forse Rottweiler. Rottweiler, sei sicuro? Qua bisognerebbe chiedere al D. Non me lo ricordo, no, non me lo ricordo in realtà se... Oddio. Mi pare sì, fosse stata quella o forse Kawasaki. O forse no, quelle sono state registrate nell'estate 2019.
Ok, ok. Comunque, diciamo che fai le prime canzoni e poi un'estate vi trovate e iniziate a registrare. Cioè, non è che iniziate a registrare Sottotraccia. Cioè, la domanda è: come è iniziato il progetto di Sottotraccia? Cioè, come è venuto fuori? Come è iniziato? Dato che è il titolo Sottotraccia Making of, direi che questo è il topic principale. Allora, come è iniziato Sottotraccia? Beh, nulla, in quel periodo ci trovavamo da mia nonna ad Arba, via Roma. Mm-hmm. E lì è praticamente iniziato tutto. Avevo proposto allora di fare una settimana lì, di portare lo studio. Mm-hmm. Quindi che consisteva in? Un microfono. Da 20 euro. Da 20 euro, che in realtà... Tu mi hai chiesto prima quale fosse la canzone nell'estate prima. Mm-hmm. Era Duo Uno Swiss, la prima canzone 2018. Sei sicuro di questa cosa? Sì, è stato 2018. O forse era nello stesso... No, è 2018 perché c'erano i mondiali, mi pare. Sì. Che era una sera... Boh, comunque sì, anche quella canzone lì è stata molto importante nella mia carriera musicale. E quindi, insomma, questa famosa estate vi trovate, tu e chi, e iniziate a fare cosa? Tu e chi? Io... Tu e chi è in qualità di chi? Cioè, chi in qualità di cosa? Dio padre, non si può dire. Io, Eldi e Riku. Ok. In tre. E eravamo nel salotto di mia nonna sopra. E niente, abbiamo iniziato a buttare giù robe a caso, completamente a caso, sia da rap normale, cose un po' più chill, mm-hmm. qualunque cosa. E ci siamo che orari messi. Registravate di solito? Bah, dalle 11 di sera alle 5 di mattina sì. E si ascoltava tutto il vicinato e non lo sapevamo, lo siamo venuti a scoprire dopo in seguito. Che si sentiva praticamente in tutta Arba. In spiaggia come il cocco bello, più ti sento più mi rompo il cazzo. Senti strofe dal mio camerino, è la tua ragazza che mi succhia il cazzo. Se non vengo in bici non porto la roba, lo sbirro non mi controlla. Sai che comando tutta la zona, a terra su sti rapper tipo Yoda. E basta. Okay. È bello perché comunque si ascoltava anche musica, no? Quella lì era l'estate di... Macete mixtape. È vero. Ho ascoltato un sacco, influenzati anche da quelle cose lì, no? Penso. E a proposito di questo, fra tutte le canzoni di Sottotraccia, arriviamo già alle domande un po' cicciose. Cacchio. La preferita? La preferita. Quella preferita. Ma personalmente... No, quella preferita, no, quella preferita tecnicamente, dico. Cioè, quella in cui pensi di aver dato il meglio. Mi sento un'icona. Mi sento un'icona. Sì, secondo me è quella lì. Cioè, quella canzone lì è stata un po' un punto di partenza su quello che poi sarebbe venuto. Okay. Cioè, proprio uno stacco proprio un po' drastico, sia sul lato mio, ma anche su quello che veniva dopo, cioè il genere che poi abbiamo affrontato in seguito. Comunque è stata una canzone di stacco totale. Ok, quindi tecnicamente mi sento un'icona. E invece la canzone più personale, che senti più intima, in cui hai detto delle cose che magari non avresti detto altrove? Tramonto. Tramonto. Tramonto, sì. Quella lì è stata molto... Cioè, il modo anche in cui l'abbiamo registrata e scritta è stato bello. Cioè, tutta quella sera lì è stata veramente fighissima. Poi Lore, boh, era alla fine, credo, uno dei suoi primi beat con quello stile lì, molto tranquillo e particolare. Però è venuto un bel lavoro. È venuto un bel lavoro, sì, sì. Concordo. E qualche aneddoto di quella sera lì? Della sera che abbiamo registrato a Tramonto? Dato che hai detto che ti è piaciuta? Bah, che aneddoto... Boh, un aneddoto posso tirarlo fuori io.
quando l'abbiamo scritta la sera stessa. Sì, se sì, sì, tutto assieme. Però l'abbiamo scritta in due stanze diverse. Sì. Che non volevamo... Non volevamo influenzarci. Influenzarci, quindi tu sei rimasto in salotto e no, io... No, io sono... Io no? sono andato in camera dei nonni. Io sono andato in camera dei nonni e tu sei rimasto in salotto. Ah sì? Sì. Non era il contrario? No, mi ricordo che avevo le cuffie ed ero sul letto a scrivere. Ok, forse allora quella era un'altra canzone. Era un'altra canzone, sì 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 sì. Poi sono arrivato, ho registrato il mio, hai registrato il tuo. Che poi mi ricordo che anche durante la registrazione io forse non c'ero, ero di là. No, forse sì. Abbiamo fatto... ecco, io anch'io sono andato in camera, ma abbiamo fatto sì, ma lo scambio. Dopo, esatto. Sì, quando tu hai registrato... Tu eri andato di là. Io ero andato di là per non sentire comunque non quello, sentire quello che diciamo. Quello sì, che abbiamo perché fatto. Perché comunque erano le prime volte. E a proposito di questo, a proposito dello scrivere, faccio la domanda che tutti... tutti vorrebbero fare al proprio rapper... Ma scrivi ogni giorno? No, non scrivo ogni giorno. Ogni quanto scrivi? Io scrivo ogni giorno. No, in realtà... Allora, dipende dal periodo ovviamente. Però dipende anche dal... Dove sono, ovviamente dove sono, cosa faccio. E... Bah, la maggior parte dei miei testi alla fine li ho scritti in camera. Cioè, quello è stato il punto che comunque se facevo qualcosa non lo scrivevo mentre facevo quella determinata cosa, quello che mi veniva in mente, ma cercavo di tenere a mente e poi lo scrivevo quando ero in camera. O anche certe volte, insomma, se c'erano degli aneddoti particolari che sentivo in giro, prendevo spunto e scrivevo. Questo è quanto, ma ogni giorno no, non si può fare. Quindi ti rifai un po' a quella famosa categoria di rapper old school che scrivono in cameretta, sì, esatto. Con nitro, con la gente lì. Dai, è una bella cosa, una bella cosa. Ma quindi hai detto che le cose le pensi, prendi spunto, e allora la domanda adesso è, cioè, qual è il messaggio secondo te che volevi mandare tu con Sottotraccia? Tu, insieme anche a Lore e a me, e qual è invece il messaggio che è stato ricevuto, secondo te? Da chi lo ha ascoltato? Quello che volevamo mandare... Se c'è un messaggio che volevamo mandare... Beh, in realtà, cioè, da quello che l'ho visto io, come l'abbiamo fatta, è comunque una cosa che nessuno in zona, ma neanche in Friuli, avevo sentito in quel periodo. Cioè, nessuno faceva... quello che abbiamo fatto noi o quello che abbiamo registrato e quello che abbiamo mandato fuori. E... bah, volevamo esprimere quello che ci succedeva, infatti molte delle nostre tracce ricordano quello che abbiamo fatto, e anche se sì, boh, parliamo di stronzate alla fine in certe tracce, però alla fine hanno sempre una svolta di verità dietro in tutto. E quello che è arrivato alla gente, in realtà all'inizio erano molte, cioè quando ho mandato fuori i primi pezzi prima di Sottotraccia era un po' altalenante, cioè chi ti supportava al massimo e chi invece diceva non fa per te, è una merda totale. Poi è uscita Sottotraccia e la gente ha cambiato idea, perché la musica ha iniziato a girare in corriere, di scuola, nelle aule. Diciamo che qualcuno si è anche fatto pubblicità in maniera un po' creativa, no? Sì, non è stata una brutta cosa. Poi abbiamo raggiunto comunque dei numeri... Sorprendenti. Sorprendenti per avere fatto praticamente zero pubblicità, sì, zero... Sì, sì, sì. Cioè, qualunque cosa. Promo, non esistevano neanche le promo su Instagram, ma cioè, l'hanno inventate sì, sì, dopo. Sì, sì. E quindi fare 1000 ascolti dopo neanche una settimana è stato il top. Mi ricordo che qualcuno girava per il Malignani con il QR dell'album. Il QR code dell'album, sì. Giravamo nelle classi a ricreazione a dire scannerizzate il QR per capire che cosa succede in questa cosa, e alla fine ha girato tanto. Cioè la gente mi diceva, sì, mi ascolto il pezzo in corriera prima di venire qua e niente.
Sì, perché penso che un po', cioè come hai detto tu, alla fine abbiamo scritto delle cose che sembrano stupidaggini, se magari uno le rivede col senno di poi. Però il fatto stesso che siano scritte in quel modo, cioè proprio senza filtri, letteralmente abbiamo scritto quello che facevamo, quello che sentivamo, secondo me ha reso il tutto ancora più bello perché ha fissato quei momenti, no? Cioè sotto traccia ce lo ricordiamo perché è legato a quel periodo lì, a come stavamo in quel momento, e riascoltarlo sia per noi che li abbiamo fatti, ma secondo me anche soprattutto per le persone che c'erano, che lo hanno ascoltato in quel periodo lì, rievoca dei ricordi. Secondo me questa è una cosa veramente bella che col senno di poi rende il tutto ancora più affascinante, più carico di significato, sebbene, ripeto, siano canzoni, cioè alla fine abbiamo parlato di cose un po' trascurabili. Droga, puttane, non si dice. Le bipperemo in post. Bippiamo tutto. Quindi comunque hai detto anche critiche, quindi un po' al progetto, qualcuno ha storto un po' il naso. Sì, non era tutto rosa e fiori, però comunque la critica è accettabile, ci sta. Mm-hmm. Il genere non può piacere, la voce non può piacere, quello che alla fine abbiamo fatto non è che può piacere sempre a tutti, come esatto. Di solito. Beh, infatti voglio chiederti se vale anche per te, però tanti mi chiedono, cioè tanti amici stretti mi chiedono intanto, ma quando trovi il tempo di farlo, ma come fai a farlo, ma perché lo fai? La mia risposta è quasi sempre quella, cioè io lo faccio per divertimento. Sì. E lo faccio in quanto tale, non ho bisogno di motivazioni, cioè non, penso che valga anche per te, cioè per divertimento e per sfogarsi anche un po' magari, però principalmente sì, per, cioè non c'è una motivazione vera al di fuori di quella che sono le cose personali che uno sente, cioè non c'è, non lo facciamo per visibilità, ecco, magari come potrebbe pensare qualcuno. No. Fra le critiche che sono arrivate. Ovvio, no, lo facciamo per... Perché ci va? Perché è bello perché farlo. Ci piace farlo, cioè non c'è un motivo preciso in realtà. Lo facciamo e basta. Adesso forse si sta evolvendo un po' più il discorso di... Cioè, almeno sul lato mio, sto cercando un po' più di raccontare quello che sento e lasciando un po' le cazzate da parte, che comunque ci stanno, e comunque anche nei progetti futuri c'è sia una parte di cagate totali, quindi fatte per divertimento, ma anche una parte di cose più serie che possono essere ascoltate da persone, insomma, una certa nicchia di persone. Sì, concordo, cioè mi sembra una bella visione della cosa. E a proposito di appunto raccontare le cose personali eccetera eccetera, una domanda personale che ti vorrei fare: i tuoi lo sanno di quello che fai? E se lo sanno, come hanno reagito alla cosa, o ti hanno mai detto qualcosa? No, i miei non lo sanno di questo. Non lo sanno niente. Cioè non sanno Zero. Che tipo abbiamo qualcosa come 60.000 ascolti, no, che c'è gente che sa i nostri testi, no, a memoria. Nessuno sa. L'unica che sa della mia famiglia stretta alla fine, mia sorella, e basta. E cosa ne pensa lei? Mi supporta, ovvio. Ti supporta. In tutto. Sì. È anche una buona promotrice. Ma della anche, nostra musica. Anche ti fa anche un po' da recensore a quello che ascolta. Cioè magari sì, faccio ascoltare sempre i pezzi prima. La maggior parte delle volte sì, però dipende, insomma, dipende dal pezzo. Cioè so che a lei non piace le robe aggressive, però gli altri pezzi li faccio ascoltare. Ok. L'ultima domanda che ovviamente ti voglio fare è relativamente ai tuoi progetti futuri. Avete qualcosa in cantiere? Sta per uscire qualcosa? Allora, molti progetti futuri. Abbiamo in cantiere molte cose e una marea di cose già fatte che dovranno uscire da qua a un anno. Sia a livello mio individuale, sia con Rigu. E... Che salutiamo. E niente, alla fine abbiamo spaziato un botto di generi. Anche qua
rap, cose più cantate, cose più alla Sfera e Basta, qualcosa alla... boh, qualunque genere, insomma, abbiamo provato a fare. Ok, per i posteri, due canzoni che non sono ancora uscite, però per i posteri, quindi quando uscirà, poi dopo gli altri torneranno a rivedere questo episodio e diranno se effettivamente così o meno. Per i posteri, due canzoni, fra tutte quelle che devono uscire in questo anno che hai detto, che consiglieresti per forza, cioè che devono essere ascoltate. Sì, due. Ma se non posso dire il nome della... Puoi dire i nomi, ovviamente, puoi dire i nomi, tanto... Che consiglierei? Sì, di tutte quelle che devono uscire, due canzoni. Due canzoni che consiglierei... C'è Kitana. Ok. Che sì. Sì, non ha un nome, però si chiama così. Altro aneddoto, i nomi che mettiamo nelle canzoni quando sono sul drive sono un po'... diversi. Un po' diversi da quando... li mettiamo in uscita. E un'altra canzone, Dio, c'è Kitana, che è qualcosa che ha riferimenti con Cartier, no, mi pare. Sì, con okay, Cartier. Quindi diciamo, se c'è un ritornello con Cartier, stiamo parlando di quella. Dice e Kitana. Poi e poi in realtà quella comunque è una canzone boh che abbiamo fatto insieme, cioè col fit, insomma, una collab con Rigu. E invece quella mia nonno, l'ultima che ho fatto, che non... quella lì. Ok, va bene, si capisce che parli di lui. Sì. Ok, va bene. Allora niente, bene. È stato un piacere. Grazie per essere venuto. E possiamo niente. Salutarci così. Polenta. Più bello se senti strofe dal mio camerino e la tua ragazza che canta sul mio cazzo. Senti roba, senti questo. Senti quanto è un movimento. È partito il bambolo. Ma che mangi tutte le patate? Ho anche una patata. Oh, non so muoverti. Scusami. Aspetta che ne prendo una. Tira. Oh Dio. Cazzo. Cos'è successo, Vale? Eh? Dove mettete tutti gli effetti? Dobbiamo fare le parti sotto, vecchio. Dobbiamo farle adesso. Cazzo. Ma dai, per le parti sotto stai un attimo. Facciamo qualcosa di serio adesso. Ma bisogna farle.